E a tutti quelli che oggi sono scesi in piazza dai centri sociali delle Marche. Siamo venuti qua oggi perché essere qua oggi per noi era necessario, era vitale. Siamo qua perché in questa città è stato compiuto un omicidio che la stampa locale, soprattutto gli articoli infami del Resto del Carlino, cercano di disegnare, di descrivere come una banale rissa, quando invece quello che è successo andrebbe chiamato con il suo nome, e cioè un atto di razzismo, un atto di fascismo, diretto e chiaro. È imbarazzante come in questo paese la parola fascista inizia a essere imbarazzante da dire. È imbarazzante come si tentenna davanti a chi picchia con addosso la maglia di Casa Pound. E allora iniziamo a dire i nomi, iniziamo a dire che in questa città, ad Ascoli, questi pezzi di merda di Casa Pound stanno rendendo le nostre città più insicure, più violente. Iniziamo a dire che i mandanti politici di questo omicidio sono coloro che sono i bravi ragazzi di Casa Pound, come li ha definiti il Ministero degli Interni. Iniziamo a dire che i mandanti politici di questo omicidio hanno la camicia verde, si chiamano Lega Nord e rispondono a una faccia di merda come quella di Salvini. Iniziamo a dire che in questo paese esiste un clima di odio che fomenta una pericolosissima guerra tra poveri, dove questi signori stanno facendo campagna elettorale, dove questi signori stanno costruendo il profitto privato della propria vita e dei propri partiti. Quindi chi ha ucciso Emmanuel? Bene, da un punto di vista politico è stata Casa Pound, è stata Forza Nuova ed è stata la Lega Nord e sono stati tutti quei soggetti xenofobi che da anni fomentano l'odio tra italiani e migranti, che da anni ormai contrappongono precari contro precari, lavoratori contro lavoratori, mentre loro signori guardano, mentre ci si divide le briciole. E allora noi siamo qui per questo, ma siamo qui anche per dire che forse ognuno troverà i propri modi, i propri mezzi, i propri tempi, il proprio coraggio, che forse è ora di non tollerare più l'intollerabile. Perché se qualcuno pensa che alla violenza fascista si possa rispondere con qualche gesto irenico, vuol dire che non capisce che cos'è il fascismo, vuol dire che non capisce il legame stretto, indissolubile, fondamentale dell'ideologia fascista tra violenza, esaltazione della violenza e eliminazione della diversità. Questo è l'elemento intrinseco del pensiero fascista. La violenza non è mai un caso, la violenza è strumento di identità, di identificazione, è mezzo e fine dell'azione. Ecco perché non è possibile immaginare un irenismo da contrapporre a questi. Le sedi dei fascisti vanno chiuse, ma non le chiuderanno le istituzioni né le chiuderanno le forze dell'ordine. Tocca a noi chiuderlo con il consenso popolare, con l'azione diretta. E allora forse è questo che nei prossimi giorni dovremmo fare a Fermo e in tutto il sud delle Marche. E come centri sociali delle Marche noi diciamo che ci siamo. Siamo qua col nostro cuore, il nostro stomaco a disposizione. Hasta la vittoria, compagni!